A Varese, nella storica cornice della casa di San Giuseppe Lavoratore, immobile di pregio del 1700, è stata inaugurata lo scorso 18 settembre una nuova clinica privata altamente tecnologica, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. È l'ultimo gioiello della famiglia Esber, che dal 1983 rappresenta l'eccellenza della sanità locale. Noi facciamo tutto, qualsiasi tipo di visita specialistica, qualsiasi tipo di esame. È anche molta interventistica, abbiamo anche un ambulatorio chirurgico, facciamo ortopedia, chirurgia plastica, chirurgia generale, ginecologia, otorino, oculistica, abbiamo circa 150 specialisti che lavorano con noi e credo che questa sia una struttura unica. All'inaugurazione del centro, che vanta due sale operatorie futuristiche, un ambulatorio per interventi minori in ambiente a contaminazione controllata, oltre ad un poliambulatorio con una palestra per la riabilitazione e 14 posti letto con standard alberghiero di alto livello, ha partecipato anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio È una Fontana. bellissima notizia per la città di Varese che si riappropria di uno spazio molto importante da un punto di vista medico e, come diceva lei, con una grande tecnologia. La nostra sanità che stiamo impostando è una sanità che va sicuramente nella direzione dell'innovazione, della tecnologia, della telemedicina, va nella direzione di tutto quello che serve per rendere delle prestazioni sempre più efficienti e con la possibilità di disturbare il meno possibile i malati. Il progetto, oltre alla ristrutturazione dell'edificio che in passato ha ospitato anche il collegio Torquato Tasso, prevede la riqualificazione dell'intera area con nuovi parcheggi, auto elettriche e collaborazione con gli ospedali cittadini. Per il sindaco Davide Galimberti si tratta di una risposta concreta alle esigenze del Dopo territorio. questa tremenda pandemia bisogna rafforzare le strutture, i presidi territoriali. E una clinica come questa, una struttura sanitaria come questa, va nella direzione di arricchire l'offerta sanitaria, per fare quell'attività, di prevenzione a cui dobbiamo tendere nuovamente dopo questa pandemia che ci ha visto nell'emergenza e a tutta una serie di attività, di cura che sono fondamentali per uscire definitivamente ancora da questa situazione di tremenda pandemia. Non posso che essere orgoglioso nella mia città di essere a questa inaugurazione che va a rafforzare e riaffermare il modello pubblico-privato lombardo, un modello di cura di grande qualità che è stato recentemente certificato a Fondazione Futura, che ha certificato appunto che l'80% degli indicatori la Lombardia è sopra alla media nazionale. Il popolo lombardo è fatto da gente che guarda sempre avanti, che cerca di affrontare e soprattutto di superare i problemi. L'abbiamo fatto, adesso siamo la regione che ha inoculato in assoluto il maggior numero in percentuale in assoluto di dosi, abbiamo superato l'81%, stanno arrivando nuove prenotazioni. Entro poco raggiungeremo l'87-88%, per cui la situazione è assolutamente ritornata sotto controllo, ma soprattutto i numeri stanno dimostrando come la vaccinazione sia l'unica arma per sconfiggere il virus.